Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo a Jakarta, la capitale dell'Indonesia, e vi mostro un po' la città di notte. In questa zona non ci sono turisti, per cui non vedrete facce occidentali, ed ecco un po' come si svolge la vita notturna, perché questa città, anche da come si vince dalle immagini, non dorme mai. E quindi si possono fare tranquillamente giri di notte, c'è gente dappertutto in ogni angolo. E qui abbiamo un ristorante portatile, e ci sono anche i clienti, le famose bancarelle che vendono un po' di tutto, qui i venditori sono sempre molto attivi. Eccoci qua, la città bazar per eccellenza. Possibile comprare qualsiasi cosa, orologi, quello che volete. Adesso che mi viene in mente, girando in giro, ho trovato degli orologi a meno di un euro, vendono proprio prezzi stracciatissimi, vendono un po' di tutto. Ecco, bisogna stare un po' attenti a mangiare, perché se si va al di là di dove c'è la gente delle strade, è proprio in base ai topi, la città è piena di ratti e le condizioni sono molto... E qui abbiamo i bambini che invadono tutti, sono qua, vogliono anche più piccoli, anche qua, vogliono soldi. Ah, stanno invadendo i bambini. Many people. Il giro continua, andiamo a vedere un po' qua. Sono i bambini sono dappertutto. Qua hanno una media di 5 bambini a testa. Eccoci qua. Qua abbiamo qua un altro venditore. E praticamente non è possibile andare in giro tranquilli, perché ti fermano ogni secondo. Andiamo avanti. Ecco qua, abbiamo sempre i bambini che sono onnipresenti. Questa è Jakarta di notte. Soliti bambini. Qui ancora sono più o meno questi bambini, sono custoditi. Ecco qua. Pocotto. Qua sono... Il giro continua. Ecco qua, vogliono tutti... Good. E qua vendono dei copricapo musulmani tipici. Abbiamo bambini anche qui dentro, scappano. La città veramente... Oggi sono rimasto sconvolto, perché ho preso il treno, sono andato fuori Jakarta, proprio abbastanza lontano dalla città, e devo dire, quello che vedi dal treno ti lascia sconcertato. In realtà Jakarta non è staccata da quella che c'è dalle città satellite, è tutto un tutt'uno, è pieno di pollai. Si parte dal centro, anche il centro è pieno di pollai, e la gente vive nei pollai, praticamente vivono tutti nei pollai. È un pollaio incredibile, ci saranno milioni di persone
Ufficialmente la città è grande come San Paolo o Mosca, ecco, l'ordine di grandezza è quello simile a queste metropoli qua, però in realtà basta prendere il treno, andare fuori, fare chilometri e chilometri, col cavolo agli stessi abitanti di Mosca o San Paolo. La città è molto più grande, piena e invasa da bambini, probabilmente non sono registrati e la statistica non può fare testo. Non può fare testa, ecco lì abbiamo la frutta. Andando in giro col treno alle soste ti fermi, ti guardi in giro, vedi bambini scarsi, bambini molti, una buona parte sono bambini randagi, senza abbandonati così, li vedi mutande, scalzi, sporchissimi. E ci sono milioni di bambini sicuramente. E poi vedi nei treni tantissime ragazzine gravide a 12-13 anni, fanno il primo figlio, non so, non hanno la preoccupazione di doverlo mantenere perché proprio non fanno conto che ci pensi la provvidenza, e poi vivono veramente di pochissimo questi qua. Un pugno di riso è già sufficienza, non hanno le esigenze che possiamo avere noi. Ecco, questo qua vende delle pozioni che non si riesce a capire. Ah, sono dei profumi nelle boccette, faranno dei dosaggi, non lo so. Ecco, qui abbiamo anche una sartoria, se avete qualche cosa da far cucire. C'è questo qua, il sarto, bravissimo, aggiusta tutto. Eccoci qua, questa è la Giacarta di notte. Abbiamo, qui non siamo in centro, i supermercati sono un po' streminziti, non sono, sono piccolini, abbastanza miseri. Ecco, qui abbiamo anche una locale, un posto, un locale dove si mangia, qui tutte fritture di pesce, che in Italia non mangerebbe nessuno il pesce in questo modo qua. Tutte fritture, patatine fritte, robe fritte. Comunque la cucina in Indonesia in generale, ho avuto modo un po' di mangiare in diversi posti, osservare, loro mangiano, cucinano le basi alimentari, gli ingredienti sono gli ingredienti più possibilmente immaginabili, economici. Loro riescono a mangiare qualsiasi cosa che sia di super economico, anche la lisca del pesce, qualsiasi cosa che normalmente si butta, che comunque è commestibile, loro mangiano esclusivamente quelle, le cose più economiche che esistono. Una frutta, non pensiate che la gente mangi frutta, è già una lussuria. Ci sono i grossi di frutta, ma pochi. Se vai in giro non trovi nei ristoranti la frutta o quelle robe lì, sono nei posti di lusso. E cucinano le cose più povere e poi hanno dei sistemi ereditati dai cinesi per far diventare gustoso qualsiasi cosa sia commestibile, anche schifoso, però che abbia un po' di sostanza. Lo condiscono in modo tale che possa essere gustoso in qualche modo. Ecco, qui abbiamo anche il famosissimo reparto cartoni animati. Ancora bambini, bambini sono una costante. E qui abbiamo anche le famosissime motocicliste. Ecco, qui vendono la musica.
Ecco, con questa inquadratura caratteristica e anche il taxi che passa, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ve la do io l'Indonesia. Continuate a seguirmi. Ciao a tutti.